Di barche ne proviamo tante e di tutte le tipologie, ma oggi proviamo il massimo. In sala macchine abbiamo 4.860 cavalli. Mentre molliamo gli ormeggi e scaldiamo i motori, diamo un'occhiata all'imbarcazione. Pershing non ha nulla in comune con altri motor yacht e anche l'arredamento e l'allestimento superano ogni confine. Il modello 82 è una vera eccellenza italiana, riconosciuta anche da esperti internazionali che hanno conferito a questa imbarcazione importanti premi. È lunga 23 metri e 99 centimetri, larga 5,5 metri, il coefficiente di finezza è pari a 0,23, praticamente una freccia sul mare. Il profilo aggressivo svela chiaramente le sue intenzioni, produrre adrenalina con prestazioni mozzafiato. Il salone si apre verso l'esterno con una porta a finestra a tre ante, che scompare mediante un ingegnoso sistema idraulico completamente automatizzato. Il pozzetto è il prolungamento del salotto. Si compone di una zona living che diventa un'area relax riparata dal sole, mentre più a poppa c'è il prendisole. Divani in morbida pelle, tavoli di cristallo, complementi d'arredo esclusivi, opera di celebri aziende italiane come Poltrona Frau e Cassina, affascinano con il loro stile moderno e di gran classe. Il mobilio di altezza contenuta lascia correre lo sguardo, senza soluzione di continuità. Sono state impiegate essenze di rovere, finito a poro aperto o spazzolato e verniciato Wenge. La postazione di pilotaggio mette in mostra tutta la tecnologia del modello, anche attraverso la forma della plancia e delle poltrone di guida. Le porte sul passavanti si aprono automaticamente e si apre elettricamente anche una porzione del tetto della tuga. A prua, oltre al tradizionale prendisole, hanno disegnato un living molto accogliente, da proteggere all'occorrenza con un tendalino parasole. Inserendo un tavolo, quest'area diventa un luogo piacevolmente riservato durante la sosta in banchina. Il Pershing 82 è all'insegna dell'eccellenza tecnologica in ogni sua parte. Per accedere al sun deck si utilizza una scala di carbonio a scomparsa che lascia sgombro il pozzetto. Il ponte superiore è fatto apposta per godere dell'emozione della velocità all'aperto. La plancia normalmente è ribassata per ragioni estetiche e aerodinamiche. Poi, quando serve, si porta in posizione con un comando elettroidraulico che solleva anche un piccolo parabrezza. Le poltroncine trasformabili in chaise longue e il prendisole con schienale regolabile elettricamente sono gli altri originali e funzionali complementi d'arredo del piccolo Fly. Il prendisole di poppa è ricavato sopra il garage tender. Quest'ultimo è attrezzato per ricoverare una moto d'acqua e un gommone e, per favorirne l'alaggio, una porzione del fondo è abbattibile. L'imbarcazione accoglie la coppia armatoriale nel migliore dei modi. Il letto matrimoniale si trova appena sopra il galleggiamento e in corrispondenza del baricentro, in modo che le oscillazioni dello scafo siano meno percepibili. Il vano è molto ampio e si affaccia sul mare con maxi finestrature, una in cabina e l'altra nel bagno. Tutti gli imbottiti sono firmati da Poltrona Frau e sono rigorosamente cuciti a mano. Sotto coperta l'illuminazione artificiale è realizzata con luci LED, poste dietro speciali diffusori e originali canaline nei cellini. Gli ospiti hanno a disposizione tre cabine, una con due letti gemelli che possono essere uniti in un matrimoniale, un'altra doppia con cuccette singole e infine una VIP guest a prua con bagno privato. La cucina si trova a poppa nel quartiere equipaggio, dove hanno trovato posto anche le cabine del comandante e di due marinai.
Una barca di questa dimensione e potenza può essere pilotata da un comune diportista o deve essere affidata a un esperto comandante? Cominciamo a vedere la procedura di partenza e di lancio in velocità effettuata manualmente. Abbassiamo le propulsioni di superficie, abbassiamo anche i flap e poi diamo gas. Anche se le eliche sono completamente immerse, la potenza e la coppia di questi motori è tanta e riescono quindi a muoverle senza bisogno di doverle portare in superficie per farle cavitare. Mano a mano che lo scafo acquista velocità, alziamo un po' i flap. In questa maniera eliminiamo il freno che oppongono alla corsa dello scafo. Al crescere del numero dei giri, possiamo portare anche un po' più in alto le propulsioni di superficie. E mano a mano che la velocità sale, togliamo completamente i flap. Adesso che la velocità è oltre i 35 nodi, alziamo ancora le propulsioni di superficie, portiamo le eliche proprio a livello dell'acqua in modo che oppongano la minima resistenza e abbiano la massima efficienza. In questa maniera troviamo la più alta velocità dell'imbarcazione. Tutte queste manovre vi sembrano troppo complicate? Beh, non c'è problema, state a vedere. Premiamo un tasto qui su questo display centrale. Adesso tutto viene fatto automaticamente da un computer di bordo che è stato naturalmente preimpostato e che può essere settato su diverse configurazioni di carico. Con il sistema Auto Trim non devo fare nulla, basta semplicemente accelerare. Automaticamente le propulsioni di superficie si abbassano anche i flap, almeno sino a quando l'imbarcazione non trova la planata, intorno ai 16-17 nodi. Al salire del numero dei giri, flap e trasmissioni salgono in modo da avere un altro effetto sulla spinta dell'imbarcazione, meno resistenza, più efficienza. E tutto avviene in modo completamente automatico. È incredibile, 40 nodi, una velocità impossibile da raggiungere per tanti motor yacht di questa misura. E guardate come sto guidando l'imbarcazione, con le leve sulla mano destra e non uso il timone ma un tiller, una leva piccolissima che mi permette di governare in una maniera comoda e anche molto precisa. Ma siamo soltanto a 2100 giri, 40 nodi, ma c'è ancora tanto gas e tanta velocità. Il sistema di controllo automatico dell'assetto riesce anche a ottimizzare i consumi e questo è un altro incredibile vantaggio. Poi sui monitor della MTU abbiamo indicato non soltanto il consumo istantaneo ma anche l'autonomia residua in funzione proprio della velocità che stiamo tenendo. 57 tonnellate in assetto di crociera a un terzo del carico, 24 metri di lunghezza, 4.870 cavalli, oltre 46 nodi di velocità, più di quanto dichiara il cantiere. Incredibile! Non si deve sempre correre, si può andare anche a 30 nodi di velocità, solo che con questa barca sembra di essere fermi e anche il rumore è incredibile, meno di 70 dBA. È silenziosissimo. La leva del tiller può essere utilizzata a tutti gli effetti come il timone e in un attimo si dà tutta la barra. Guardate la reazione rapidissima, immediata dello scafo e quanto è stretto il raggio di virata. Non solo, ma il sistema automatico di controllo del trim porta la trasmissione esterna leggermente più in basso in modo che il carico sui motori possa essere assolutamente identico. In questa maniera possano lavorare al meglio. Rallentando, il sistema di controllo automatico del trim riporta tutti i controlli, sia quello delle propulsioni che dei flap, pronto per una nuova planata.
Il Pershing 82 si è dimostrato un vero Pershing, con le sue prestazioni, la sua tecnologia, il suo stile, però questo test ha creato nella troupe un serio problema. Riusciremo a trovare un'imbarcazione migliore di questa?